Cosa hai fatto, Graziana? Oggi farò spaventare ancora una volta il Pepios. Mi sto cimentando molto a utilizzare i trucchi, make-up per fare qualcosa di finto, schifoso. E oggi gli farò credere che ho fatto il filler al naso, perché io ho sempre detto che da quando ho indossato la mascherina il mio naso qui si è un po' ingobbito. Quindi ho sempre detto che voglio fare il filler al naso per vedere se cambia qualcosa. Ma purtroppo non è andato bene. E il mio naso si sarà trasformato in un obbrobrio. Raga, se arriviamo a 700.000 iscritti e il più velocemente possibile raso tutti i capelli al Pepios. Vi prego, aiutatemi, vi prego, voglio fare questa cosa, per favore. Cera pronta, riscaldata, andiamo ad applicare sul naso tutto. Voglio fare una bella gobba qui, cioè voglio che si noti. Nella coppia avrò io il naso più brutto, ma solo temporaneamente. Sono a metà dell'opera, ho fatto la base, guardate il nasone. Mi raccomando, raga, per favore, con questa faccia vi chiedo di iscrivervi al canale, perché voglio il Pepios rasato. Ci sono, ci tengo a dire che è tutto fitto, io non riesco a parlare di tutto ciò. Allora, questa è la situazione, mi sono fatta anche un po' di occhiaie sotto gli occhi. Raga, non riesco a parlare perché ho le cose del naso, la cera e tutto quanto. Veramente sto malissimo. Comunque adesso chiamo Peppe e gli dico di vederci. Grazie. Ehi Pe. Ehi. Ehi, senti, che cosa stai facendo? Ma sei raffreddata. No, ci possiamo vedere. È successo una cosa, purtroppo. Che vuol dire? Ti posso venire un attimo a prendere da casa? Ci vediamo un secondo. Sto gittando, è urgente? Sì, è urgente. Ok, allora adesso arrivo, Ho fatto un po' un danno, capito? Che cazzo hai fatto? Poi te lo dico. Boh, dai, ciao, arrivo subito, ciao. Oddio, mi devo un attimo aggiustare meglio questi lividi e mi prude il naso in una maniera incredibile. Raga, ho messo la mascherina così non si scopre subito tutto quanto. Il Covid c'hai? Dai, vieni qui, tanto siamo stati fino a voi insieme. Bro, e perché mi devo ammalare? Tanto siamo stati fino a ieri insieme. Bro, ma che cazzo? Dai, non è Covid, vieni qui, non mi sento bene, quindi ho deciso di mettere la mascherina, capisci? Dai, non mi voglio stare malato con la tosse nel letto. Purtroppo è successo una cosa. Ma sei raffreddata, ciuccio? Io ho combinato un'altra cavolata delle mie. Questo diciamo che è la normalità. Se l'ultima volta mi sono tagliati i capelli. Io spero che però è una cosa che vada via, che non sia permanente. Che cazzo, se grazie. No, io proprio mi sono rovinata proprio tutto. Veramente, tutto. Di nuovo il cavolo della sativa hai preso. L'altra volta, te l'ho detto l'altra volta, non lo prendere. Io dico, non riesci ad andare al bagno. Non è che ti puoi prendere il lassativo come fossero caramelle. Io non dico che devi chiedere il permesso, ma almeno di, secondo te sto facendo una c***ata? Secondo te, se mi prendo il lassativo per... Non stiamo parlando di lassativi! E che cosa hai fatto? Di solito quali sono le cose che fai? Che cosa dici? Perché è la prima volta che prendi i lassativi perché non riesci ad andare al bagno? Ho capito, ma non è la stitichezza il problema di oggi, va bene? Tu mi farei venire i capelli bianchi, io sono si vede dalla faccia che c'è qualcosa che non va. Se c'è la mascherina! Ma non vedi il resto della faccia? No. Sto male. Dai, grazie a Dio, che hai fatto? Hai fatto il piercing, hai fatto qualche cosa? Peggio. Peggio, che cosa? Nel tatuaggio in faccia ti è scritto Graziana. No, che cosa ti avevo detto? Delle mascherine, del mio naso. Ma io che cazzo ne so? La mascherina? Non serve a niente. No! La mascherina, che cosa ha fatto al mio naso? Gobbiva, secondo me. Quindi che cosa volevo fare per riaddrizzarmelo? Il filler al naso! Hai detto filler al naso. Dovevo capirlo da quando ero entrata che... Non era proprio un centro estetico. E poi mi ha fatto scendere dallo scantinato. Quindi la dovevo capire che non era. È impossibile fatti filare il naso, dai. Non volevo fare, lo sapevi. Ma tu secondo me c'hai una comitiva di scimmie dentro il cervello. Era pure poco a prezzo. Ho detto, boh, la provo. Tu fai le cose da un giorno all'altro. Io vorrei entrare nel tuo cervello. Come fai a svegliarti la mattina e a dire, boh, oggi mi taglio i capelli da sola? Come fai da un giorno all'altro? E mi è
preoccupante sta cosa, guagliò. Non ti informi sulle cose, tu le fai e basta. Innanzitutto fammi vedere. Mi devi sempre amare allo stesso modo, va bene? Ma che cosa hai fatto? Mi devi amare allo stesso modo. Mi fai vedere, per favore? Sì, ma tanto boh, cioè, non si vede granché perché sono molto coperta dai bendaggi, capisci? È più storto del tuo, capisci? Ma che sei sorda? Vedi? Fammi vedere. Ma sei coperta tutta. Che c***o hai fatto, Graziana? Oh Cristo, com'è possibile? Gira, gira la faccia. No, io non ci voglio credere a sta cosa. Non è possibile, grazie. Scusa, che cosa c'è sotto al cerotto? Perché sta bordò così il naso? Non lo so, io mi sono rovinata tutta. Ehi, Cristo Dio! Perché vi ho fatto la siringa? Scusami, no. Perché vi ho fatto la siringa, poi ho cercato di rimediare. Ho detto, vabbè, facciamo proprio un rino filler. Vediamo se facciamo un po' un ritocchino, dato che ci siamo. E ha peggiorato sempre di più la situazione. Ma va così? Sì. Come hai fatto a spostarlo? Non lo so. Ti prego, devi aggredire pure tu, però, che già sono brutta. Scusa, quanto tempo dura, mo? Ma io... Loro ti hanno dato... Come si fa a risolvere sta cosa? Si torna da solo, se ne va sto suo liquido dal naso. Lo so proprio. Io ero quella della coppia che aveva il naso bello. E poi invece ho il naso peggio del tuo. Ce ne vuole per arrivare a fare un naso peggio del tuo. E poi c'è lo più brutto. Cioè, sai che cosa significa che della coppia dice però è Giuseppe quello che ha il naso più bello. Cioè, dove cacchio siamo arrivati? Ma se tu non c'hai niente nella testa, ma perché ti sei andato a fare sta cosa? Cioè, non la faccio io una trovata, la fare tu. Beh, allo stesso modo, tu però, vero, non mi lasci. Grazia, tu non puoi fare così. Cioè, tu non puoi svegliarti la mattina a fare delle cose che ti immagini. Ma io volevo essere più carina per te. Ma fatti le c***e al massimo, non ti fare il naso che già sta bene. Ma se il naso stava bene, secondo te le mascherine ti possono rompere il naso? Ma che cosa c'hai nella testa? Ma dove è diventato proprio un gobbo più del tuo? Vabbè. Cioè, confronto, possiamo fare le foto di profilo, io c'ho più gobbo di te. Cioè, a questo punto è meglio il tuo di naso. Che si fa in sti casi? Cioè... Giallo, no! Ma gliel'hai chiesto? No! E perché no? Perché sono brutta! Non è una cosa permanente, cioè penso che si risolve. Oh, dai, non fa la cretina, grazie, dai. Quando è successo? 3 ore fa. E che c***o hai fatto per 3 ore dopo che sei... A piangere sono stata, che cosa ho fatto per 3 ore? Mi sono disperata. Vai. E quelli che ti hanno detto? Niente. Come niente? Ti fanno un buco nel naso, niente, ok? Abbiamo detto, ci scusiamo per il disagio. Ah, a posto. Io questa sarà la mia vita. Io mi tengo sempre la mascherina. Che c'è? Ti piacciono le unghie? Perché c'è il rosso sulle dita? Il maglione. Il mio maglione è rosso, vedi? Si è colorato. Grazie. Si è colorato. Ah! Mi fai male. No, ti prego, mi stai facendo male. Mi fai male. Aia. Mi fai male, che vuoi? Ci sono i lividi, mi stai facendo male! Togli quella caca. Ma cosa? È mio naso! Mi fai male! Mi fai male, mio naso! Ah! Te lo regalo, tieni. Metti questo a posto del tuo naso, forse è più carino. Tu lo sai che non si scherza su queste cose? Disse quello che mi ha fatto credere di aver fatto l'incidente. Solo per questa volta avrei ragione. Iscrivetevi al canale perché dobbiamo arrivare velocemente a 700.000 iscritti, perché poi ci sarà quella cosa speciale. Quindi mi raccomando, speciale.